Buongiorno a tutte, ben arrivate nel mio canale. Questo è il tutorial di oggi, è per il punto seme. Io ho già fatto, visto che siamo in tema di semi e d'altro, ho già fatto anche un tutorial per il grano di riso, che è il classico proprio punto per i neonati. Lo trovate quest'altro punto nella playlist di Maglieria la lavorazione ferri del video numero 2, dove spiego sia il punto legaccio che il punto grana di riso. Questo è il punto seme, non so se si vede bene, eccolo qui, ve lo voglio far vedere meglio su questo giacchino col fino che sto facendo. Sto facendo questo col fino proprio appunto punto seme. Guardate, molto molto carino, visto magari così in grande, più del modello e del prototipo qui che ho fatto. Qui magari si vede meglio, guardate anche il dietro, vedete? È molto carino questo punto. Ok, è un punto non reversibile, ecco qua, vedete il rovescio completamente, non è bello, e invece è un punto che si realizza e un multiplo di 4. Qui ho messo 30 maglie più 2, quindi un multiplo di 4, perché si lavora con 3 al dritto e una al rovescio. Vi faccio vedere come si fa. Allora, io intanto mi sono montata delle maglie, la precisione sono 20 più i 2 di vivagno. Allora, il primo ferro si gestisce in 4 ferri, quindi questo lo passiamo così e cominciamo. Una, due, tre maglie, tre al dritto e poi facciamo una maglia a rovescio. Nuovamente, una, due, tre al dritto ed una a rovescio. Ancora una, due, tre ed una a rovescio. Di nuovo una, due, tre a rovescio. E poi abbiamo il vivagno che io di solito lavoro sempre al dritto. Allora, questo è il nostro primo ferro molto molto semplice. Il secondo ferro, come tutti i ferri pari, sarà a rovescio. Quindi questo qui lo lavorerò a rovescio. Terzo ferro. Il terzo ferro. Iniziamo con il vivagno e poi vedete qui abbiamo fatto il rovescio, eccolo qui. Questo deve rimanere al centro di 2 maglie, di 3 maglie, vedete, sta al centro. Quindi significa che adesso dobbiamo fare una maglia e prima di queste 3 maglie, cioè questa centrale che è lavorata a rovescio e quest'altre due, noi facciamo un rovescio. Quindi le 3 maglie le lavoreremo al dritto, questa una, questa dove è il rovescio, due, e quest'altra tre, e la prossima la lavoreremo a rovescio. L'importante, vedete? La lavoriamo al rovescio e praticamente ricominciamo a fare il disegno. Quindi queste tre, una, due e tre. L'importante è riniziare nella maniera giusta e quindi poi dopo le maglie vengono da sé. Questa la lavoriamo a rovescio, questa nuovamente una, due e tre. Di nuovo questa rovescio, siamo al terzo ferro e queste due, le ultime, le lavoriamo una e due e l'altra è il vivagno che lavoriamo al dritto. E qui già abbiamo fatto un pochino, si vede, pochissimo, ma si vede. Allora, quarto ferro rovescio. Riprendiamo e iniziamo praticamente dal primo ferro.
Quindi l'importante è sempre considerare la maglia al rovescio, vedete questa qui? Questa deve essere centrale, mentre la nostra maglia che dobbiamo fare al rovescio è questa qui. È questa qui dove la maglia al rovescio, vedete, sta sotto 1, 2, 3 e questa praticamente perché i ferri erano 4. E qui deve corrispondere nuovamente la maglia al rovescio, quindi facciamo una, due, e come vedete questa rovescio è al centro delle due, delle tre maglie al dritto. Questa la faremo a rovescio e di nuovo tre maglie al dritto, una, due, sempre con quella al rovescio centrale, mentre dove facciamo la maglia al rovescio è lontana di 4 ferri, quindi questa sarà a rovescio. Una, due e tre. Questa la facciamo a rovescio. È molto facile, l'importante è capire il meccanismo delle tre maglie e con la maglia centrale al rovescio e con la maglia distante di 4 ferri al rovescio. Ed ecco qua che abbiamo fatto il primo ferro nuovamente. Vedete, si comincia a vedere, si vede più in questo giallo che in questo qua. Vedete le maglie praticamente sono tutte i rovesci sono tutte distanti ovviamente di 4 ferri e poi sono intervallati. Quindi facciamo il secondo ferro che è pari, lo facciamo al rovescio e ci rivediamo poi per il terzo che facciamo insieme. Andiamo, intanto porto avanti questo, si fa presto. Io non sono veloce a lavorare i ferri, si vede, però mi piace, quindi continuo a lavorare. Mi piace molto, devo dire la verità, che la realizzazione dei capi in ferro e collaborati con i ferri è, secondo me, molto molto più bella rispetto a quelli lavorati ad uncinetto. È più compatto, mi piace di più, veramente molto di più. Allora, iniziamo nuovamente. La prima cosa da fare è vedere dov'è la maglia a rovescio proprio sotto al ferro, quindi qui questa la lavoreremo, la passiamo, vedete questa sta qua, quindi qui è il turno del rovescio, nel senso che i quattro ferri sono passati e quindi questa la lavoriamo al rovescio. Questa lavoriamo le tre maglie al dritto, una, due e tre. E questa di nuovo la lavoriamo a rovescio. Basta iniziare con quella giusta che si prosegue tranquillamente. Se vi serve qualche cosa, poi io sono sempre disponibile. Lasciate un commento se avete bisogno, magari ve lo faccio rivedere. Io ho un gruppo su Facebook che si chiama La Maglia di Rossella, quindi potete anche passare lì, magari dirmi se avete bisogno di qualsiasi cosa, magari non avete capito bene, ci sono sempre. Ok, basta, poi la prossima è al rovescio e quindi praticamente la tecnica è questa. Tutto qui, grazie per aver visto il mio video fino alla fine. Se potete lasciate un commento, un like e anche iscrivetevi al mio canale. E se non avete problemi di dirmi come siete arrivati al mio canale, come siete arrivati a questo mio tutorial, se da Facebook oppure da YouTube. Mi farebbe veramente piacere saperlo. Vi ringrazio, ciao a tutti e non perdete tempo, iscrivetevi. Ciao ciao!